tutti pazzi per il design. Potrebbe essere questo il motto con cui si sono conclusi oggi gli aperitivi con il design allestiti presso lo showroom Eusebi di San Benedetto del Tronto. Quattro appuntamenti organizzati dal Consorzio Universitario Piceno e dall'Università di Studi di Camerino, letteralmente presi d'assalto da tutti gli studenti della zona. In ogni incontro fra un aperitivo e l'altro, alcuni esperti del settore hanno dialogato con i ragazzi, raccontando i protagonisti, gli stili, i vizi e le virtù del design. Nell'ultimo appuntamento l'ospite d'onore è stato il professor Alberto Bassi, storico del design. Il tema fondamentale di una possibilità di essere conosciuto in modo profondo da parte del design ha a che fare su come viene comunicato. Sicuramente nell'ultimo ventennio si può parlare di una profonda e strutturale crescita dell'attenzione da parte dei media, da quelli tradizionali della carta fino ai new media, la televisione, attorno ai temi del design. Il problema è che spesso a questo aumento di notorietà, di attenzione, non ha sempre corrisposto una qualità in termini di racconto, di modo di presentare il design. Spesso sono prevalse alcuni modi di intendere il design più legati agli effetti di comunicazione spettacolare. Io credo che il modo per cui il design e il modo di parlare del design sia utile alla cultura del progetto e alla cultura d'impresa sia tornare a parlarne, forse con un po' più di ponderatezza, ma con una migliore qualità. Intanto il CUP, in attesa della Biennale del Design, si appresta a preparare un evento di portata internazionale. E sicuramente questi appuntamenti proseguiranno, sono già in corso di progettazione insieme alla scuola di design di Unicam, dei nuovi appuntamenti che serviranno per continuare quest'opera di sensibilizzazione, di contatto, di approccio con aziende, designer, creativi in generale, persone interessate al design e alle sue mille possibili applicazioni. Poi stiamo studiando un evento che ci faccia fare un salto a livello internazionale. Stiamo studiando un evento, lo stiamo progettando anche questo con l'Università di Camerino, per fare in modo che si possa avere, non vi faccio troppe anticipazioni perché ancora, ripeto, è la fase, neanche la fase beta, siamo proprio allo studio, però vi posso dire che ci saranno coinvolti dei grandi designer, ma emergenti, giovani di grande valore che hanno già dato buona prova di sé. Visto il successo degli aperitivi, c'è da scommettere che anche la prossima volta gli appassionati approfondiranno il tema del design fra storia e contemporaneità, passato e futuro.